Questo servizio è offerto da Etna Bus Travel di Pappalardo Alfio in Piazza del Popolo 11 a Pedara e da Supermercati Crai in via Papa Giovanni I e in via Eugenio Montale a Pedara. Playoff eliminatorio in scena al comunale di Via Stella tra Acqua Design e Ara Caffè Real Impianti, qualificatesi rispettivamente quarta e quinta al termine della regular season. Ferma al palo la Nice Bar che attende la vincitrice del match, di un match che ai nastri di partenza si prevede equilibrato, con il 4-4 scoppiettante, nell'unico confronto tra le due squadre che hanno in Alessandro Finocchiaro e Giuseppe Alessandrino i leader e i trascinatori a tutto campo. Diamo lettura delle formazioni partendo dai gialloblu dell'Ara Caffè Real Impianti, che propone Nilo Ravasco tra i pali, Salvo Finocchiaro, Alessandro Dolcemascolo, Gianfilippo Di Benedetto, Sebastiano Pappalardo, Federico Pagano, Salvatore Famà, Giuseppe Alessandrino, Simone Zappalà e Alfio Pulvirenti. In panchina Simone Finocchiaro, Rosario Fichiera e Angelo Reitano. L'Acqua Design di Alfio Sambataro risponde con Claudio Vita tra i pali, Sergio Carastro, Angelo Riccobene, Vito Cantone, Roberto Carciola, Mirko Stanco, Alessandro Finocchiaro, Rosario Raciti, Salvatore Tomaselli e Salvatore Burzì. In panchina, a disposizione dell'allenatore, Roberto Cristaldi, Michele D'Agata, Paolo Cannova, Salvatore Rabuazzo, Luca Di Giorgi, Giampiero Laudani. La partita ha inizio con il tiro in porta da centrocampo di Alessandro Finocchiaro che tenta la sorpresa, ma è al decimo minuto che, scorrendo con la sintesi, che cambia il parziale. Un calcio di punizione da 25 metri calciato da Federico Pagano va a cogliere l'incrocio dei pali dove l'incolpevole Vita non può mai arrivarvi. Gol davvero di pregevole fattura, messo a segno dal numero 8 gialloblu dell'Ara Caffè Real Impianti. Al sedicesimo minuto ancora i gialloblu si rendono pericolosi e sfiorano il 2-0 con l'incursione sull'auto di sinistra di Alessandrino, pallone al bacio in mezzo per la corrente di Benedetto che si fa rimontare in calcio d'angolo. Dell'Acqua Design vi è poca traccia, poco mordente. Anche negli interventi più spigolosi la gamba la mettono i giocatori dell'Ara Caffè. Brutto il fallo però di Salvo Finocchiaro che viene ammonito dal direttore di gara per l'entrata scomposta su Alessandro Finocchiaro. L'ultima emozione della prima frazione di gioco è il colpo di testa di Giuseppe Alessandrino che svetta su tutti, impensierendo Vita che si tuffa per evitare il raddoppio giallo-blu. Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, dopo appena 40 secondi, Alessandro Finocchiaro incorna bene ma non trova la porta. In contropiede, sulle distese concesse dall'Acqua Design, va a nozze Alessandrino, che si concede una conclusione potente ma centrale, respinta da Gianclaudio Vita in calcio d'angolo. Al quarto d'ora della ripresa, l'evento che potrebbe cambiare i connotati del match va a favore dell'Acqua Design, che però non ne approfitta. Un pasticcio difensivo, propiziato da Famà e Dolcemascolo, dà il vai ad Alessandro Finocchiaro, che dribbla Ravasco, ma sulla linea viene stoppato dall'omonimo Finocchiaro, Salvatore, che salva la propria squadra e un pareggio praticamente scritto. La partita è ancora in bilico, un calcio di punizione battuto da Pagano, viene respinto dalla barriera, forse con un tocco scomposto con le mani, ignorato però dal direttore di gara. Al 22esimo minuto della ripresa i gialloblu dell'Ara Caffè Real Impianti chiudono il conto ancora con Federico Pagano, che calcia con il sinistro una staffilata imprendibile per Vita. Il pallone servito da Alfio Pulvirenti viene calciato di prima intenzione dal numero 8, che fa bene a fidarsi del proprio piede e delle proprie qualità al tiro. La partita viene vinta dall'Ara Caffè Real Impianti 1-2-0, senza attenuanti, per l'Acqua Design che esce senza graffiare. I gialloblu affronteranno però la Nice Bar, detentori del torneo e già campioni della regular season. Si prevede un bel match per un posto in finale in attesa domenica 17 luglio. Sicuramente eravamo due squadre, siamo state due squadre abbastanza organizzate, non c'era molta differenza tra le due squadre. Appunto, come hai detto tu, la cosa che ha caratterizzato la partita è stata la voglia, forse la voglia di vincere della mia squadra. Durante il campionato purtroppo ci è mancato il punto di riferimento avanti, che quest'oggi era con noi, e quindi questo è stato importante. Cosa ti aspetti dalla semifinale contro Nice Bar, che potrebbe essere davvero il viatico, chissà, magari verso questa vittoria finale? Ovviamente incontriamo la squadra che è la squadra più importante, la squadra più forte, più organizzata secondo me del torneo, che appunto punta alla vittoria, e sarà una partita dura, una partita difficile. Sono tutti i ragazzi che comunque giocano nelle varie squadre della provincia di Catania, e appunto sarà una partita abbastanza difficile.